Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Oggi parliamo di un'attrice resa famosa ultimamente dal ruolo di Jessica Jones nell'omonima serie Marvel Netflix, ma in realtà si era già fatta notare in Breaking Bad, Una mamma per amica e alcuni altri titoli. Sto parlando di Kristen Ritter, la Biancaneve di Hollywood, bianca come il latte, labbra rosse come il sangue e capello nero corvino. Prestissimo, il 18 agosto, la rivedremo di nuovo nei panni di Jessica Jones in The Defenders, la serie Marvel Netflix che riunisce Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist. Gli Avengers di Netflix in pratica. Ma cominciamo sciorinando la sua scheda. Kristen Alice Ritter nasce a Bloomsburg, in Pennsylvania, il 16 dicembre 1981 e cresce nella fattoria dove i genitori e la sorella vivono ancora. Kristen ha sempre amato cavalcare ed è una grande amante degli animali, ma in fattoria purtroppo non avevano cavalli e quindi cavalcava le mucche. Regolare. Che n'ta fai una cavalcata sua mucca? Tipo rodeo. A 15 anni viene notata da un agente di moda in un centro commerciale e inizia una carriera da modella per poi trasferirsi a New York a 18 anni per diventare una modella internazionale. Ha infatti posato per varie riviste, sfilato da Milano a Parigi a Tokyo, eccetera. Nel 2001 la sua prima esperienza recitativa le viene data con il ruolo di una modella appunto nel film Qualcuno come te. Commedia con protagonista un imberbe Hugh Jackman basato su un romanzo chiamato Il teorema della mucca nuova, che è un po' what the fuck come cosa, però è karmica per Cristinona, no? Così appassionata de vacche. Nel 2005, dopo alcuni ruoli minori in film e serie tv, arriva il primo ruolo importante nella seconda stagione di Veronica Mars. L'anno seguente recita poi come personaggio ricorrente sia in Una mamma per amica, vi ricordate di Lucy, una delle amiche universitarie di Rory, che in Till Death, per tutta la vita, una sitcom in cui interpreta la figlia di una coppia perennemente in crisi. Dopo aver partecipato anche alla serie Breaking Bad nel doloroso ruolo della tossicodipendente Jane, fra il 2009 e il 2010 approda finalmente ad un ruolo da protagonista nella serie Gravity, sitcom che segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti al suicidio. Fra piccole parti al cinema e un film indipendente e l'altro, uno dei quali è Life Happens, che l'ha anche vista nel ruolo di co-sceneggiatrice, sarà protagonista delle due stagioni dell'esilarante serie Non fidarti della stronza dell'interno 23, in cui interpreta una stronza appunto che guarda caso vive nell'interno 23 ed è la migliore amica di James Van Der Beek. Come dimenticare il tenero Dawson di Dawson's Creek, che nella serie peraltro interpreta se stesso. Il 4 dicembre 2014 viene scelta per interpretare l'eroina Jessica Jones, prodotta da Marvel Television ed unita al MCU, Marvel Cinematic Universe, lo stesso universo dei film degli Avengers, e il resto è storia. Kristen è nel bel mezzo della fioritura della sua carriera, ma sola o accompagnata? Ha avuto una storia prima con l'attore Ivan Sergei, che è conosciuto sul set di Gravity, poi con l'attore di Chicago PD, Brian Geraghty, ma dal 2014 fa coppia fissa con Adam Grandusia, musicista front leader dei War on Drugs, i famosissimi, gli irreprensibili War on, eh? Certo non mi pare l'uomo più bello da terra, diciamo, però questi hollywoodiani noi siamo un po' abituati bene, c'è sta pure a gente normale, e sicuramente uno sconvolgente fascino d'artista. I due si sono conosciuti perché Kristen era una grande fan della band ed ha fatto in modo di incontrare il suo idolo e infine farlo innamorare. Kristen, maestra, insegnaci. Effettivamente aveva delle armi di conquista niente male, oltre al suo fascino da favola dei fratelli Grimm e un fisico da urlo, perché anche Kristen è sia una cantante che una musicista, infatti suona la chitarra e ha fatto parte di una band chiamata Ex-Vivian, per cui scriveva anche testi e musiche, e alcune delle sue canzoni sono anche state usate nei film ai quali ha partecipato. Insomma, forse noi l'abbiamo notata da poco, ma lei ha già un bel curriculum da raccontare: musicista, modella, attrice e supereroina. A me Kristen piace molto, non vedo l'ora di vederla in The Defenders. Spero tantissimo che ci sarà una seconda stagione di Jessica Jones, mi ha fatto commuovere in Breaking Bad e sono molto curiosa di scoprirla in tanti nuovi ruoli. A Kristen e alla sua sfavillante carriera. E voi che ne pensate? Dove l'avete conosciuta per la prima volta? E qual è la sua interpretazione che preferite? Grazie per essere stati con me. Mi raccomando, iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!